1992 Sergio Cragnotti diventò proprietario della Lazio. L'obiettivo era quello di riportare nella capitale gloria e gioie calcistiche. Comprò dei grandissimi talenti come Gascoigne, Winter, poi Simeone e tantissimi altri grandi giocatori. Nel 1993 invece Franco Sensi divenne proprietario della Roma. In questi anni debuttarono anche due giovani promesse che diventeranno il futuro non solo del calcio romano, ma anche della nazionale italiana. Alessandro Nesta, difensore laziale, Francesco Totti, talento giallorosso. Pur essendo la capitale italiana, Roma non ha mai goduto molto dei successi delle sue squadre principali, Lazio e Roma. Sopraggiunti gli anni 90, i biancocelesti potevano contare un solo titolo nazionale a loro favore, vinto nel 1974, con Giorgio Chinaglia trascinatore indiscusso. I giallorossi invece erano riusciti a portarne a casa due, uno prima della Seconda Guerra Mondiale ed uno sollevato dal compianto capitano Agostino Di Bartolomei. Fino ad inizio anni 90, inoltre, nella capitale erano arrivate diverse Coppa Italia, ma mai trofei internazionali di rilievo. Solo nella stagione 1983-84 la Roma ci andò molto vicina, perdendo però la finale contro Liverpool. Chi ne soffrì più di tutti fu proprio il capitano giallorosso dell'epoca, Agostino Di Bartolomei, che a 13 anni esatti da quella partita si tolse la vita con un colpo di pistola al petto, lasciando solo un biglietto con scritto «Mi sento chiuso in un buco». Le indagini ricollegarono il gesto alle porte chiuse che il calcio gli fece trovare dopo il ritiro e proprio a quel trauma, mai superato, della finale persa. E poi, non ditemi che è solo un gioco. Alle porte della stagione 1999-2000 la Roma poteva contare su giocatori di livello assoluto, tra i quali Totti, Cafu, Aldair, Candelà, Montella. Una squadra di tutto rispetto. La Lazio però aveva creato una macchina perfetta negli anni. Nesta, Nedved, Salas, Mancini, Mihajlovic, Veron, Stankovic, Simeone. Erano solo alcuni dei campionissimi presenti nella società biancoceleste. Ci sarebbero tutti i pretesti per rivedere lo scudetto cucito sul petto di una squadra romana, se non fosse che quel periodo tra gli anni 90 e i primi anni 2000 era il periodo delle sette sorelle. Sì, oltre a Roma e Lazio in Serie A erano presenti altre 5 squadre che ambivano al titolo, nel campionato che in quel periodo era definito da tutti il più bello del mondo. Anche Juventus, Milan, Inter, Fiorentina e Parma avevano in squadra tra i calciatori più forti al mondo. Alcuni esempi sono Buffon e Cannavaro al Parma, Rui Costa e Battistuta alla Fiorentina, Shevchenko e Maldini al Milan, Baggio e Ronaldo all'Inter, Zidane e Del Piero alla Juve. La squadra che almeno sulla carta sembrava davanti a tutti era l'Inter, che infatti partì molto forte e tutte le altre a inseguire. Addirittura in una partita vinse 5-1 contro il Parma, proprio una delle sette sorelle. Con l'andare avanti del campionato la Lazio e la Juve riuscirono a tenere testa ai nerazzurri, che iniziarono a perdere terreno dopo il gravissimo infortunio al tendine rotuleo accorso a Ronaldo ed in seguito alle tensioni nello spogliatoio, poiché Lippi non venne mai visto troppo bene a causa del suo passato juventino. Juve e Lazio si staccarono e vennero rincorse dal Milan, che ad un certo punto si ritrovò a meno 4 dalla Juve, appaiandosi alla Lazio in seconda posizione. La rincorsa dei rossoneri fu molto breve e dopo aver perso il derby non riuscirono più a mantenere il passo delle due reali pretendenti al titolo. La Juve faceva della fase difensiva la sua forza. La Lazio era una squadra molto più improntata all'attacco. Il campionato a cavallo tra i due secoli venne considerato come uno dei più avvincenti ed emozionanti, costellato di grandissime partite, come dimenticare Milan-Lazio 4-4, oppure il derby vinto dalla Roma 4-1 con tripletta di Montella, per poi la Lazio vendicarsi al ritorno per 2-1, ma la partita sicuramente decisiva di quella stagione fu lo scontro al vertice, Juventus-Lazio 0-1, rete decisiva di Diego Simeone. La Juve mantenne la vetta fino all'ultima giornata quando giocò a Perugia e su un campo ben oltre il limite della praticabilità l'arbitro Collina decise di sospendere la partita. Mentre la Lazio vinse 3-0 nell'ultimo impegno con i gol di Simone Inzaghi, Verona e Simeone, Pierluigi Collina decise di far riprendere la partita a Perugia dopo circa un'ora di stop. La partita si concluse con un gol del capitano del Perugia, Calori, regalando così lo scudetto ai laziali. Alessandro Nesta, romano, autore di uno splendido campionato e simbolo di quella Lazio, alzò la coppa. Dopo tanti anni lo scudetto era finalmente tornato nella capitale e quell'anno la Lazio poté festeggiare anche la Coppa Italia e poi in estate la Supercoppa Italiana. In estate ci furono molti trasferimenti, tra i più importanti quelli della Roma, che non accettava il fatto che la Lazio fosse riuscita a portarsi allo stesso numero di campionati vinti. Franco Sensi, con un grande sforzo economico, fece una grande campagna acquisti, portando a Roma il terzino destro del Cagliari Zebinà.
Dal Bayer Leverkusen arrivò il centrocampista della nazionale brasiliana Emerson. Dal Boca Juniors venne prelevato un grandissimo difensore centrale, Samuel. E come ciliegina sulla torta, venne acquistato il centravanti che ormai da anni faceva sognare i tifosi viola della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta. Dopo il sesto posto in classifica della stagione precedente, i giallorossi erano pronti ad una stagione di soddisfazioni. Tra gli altri acquisti importanti sono da ricordare Hernan Crespo e Claudio Lopez per la Lazio e David Trezeguet per la Juventus. I campioni in carica ebbero un inizio di stagione molto difficile nel 2000-2001 anche per la decisione dell'allenatore Sven-Goran Eriksson di accordarsi poi a fine stagione con la federazione inglese. Probabilmente i giocatori subirono il contraccolpo di questa scelta e in corso d'opera durante la stagione si ripresero con l'avvicendamento e il cambio di panchina in cui divenne allenatore Dino Zoff. Quella stagione la corsa era a due per il titolo, Juventus e Roma. Gli acquisti si rivelarono per le due squadre azzeccatissimi. Trezeguet era il cannoniere della Juve, Batistuta della Roma. Shevchenko invece si aggiudicava per il secondo anno di fila il capocannoniere con la maglia del Milan. Ciò che fece la differenza in quella stagione era la strabiliante forma fisica della squadra giallorossa allenata da Fabio Capello, che però volle un giocatore che sarebbe diventato determinante per la seconda parte di stagione. A gennaio infatti acquistarono Nakata dal Parma e la squadra di Capitan Totti arrivò fino allo scontro diretto con la Juventus con 6 punti di vantaggio. La partita del 6 maggio 2001 fu eccezionale, con Del Piero e Zidane che portarono in vantaggio la Juve di 2 reti, dopo solo 8 minuti di gioco. Le occasioni furono molteplici per entrambe le squadre, ma la svolta fu l'ingresso in campo proprio del nuovo acquisto Nakata per la Roma. Al 79esimo il giapponese prese palla a circa 25 metri dalla porta e con un gran tiro fulminò Van der Sar. In pieno recupero il giapponese scagliò nuovamente un grandissimo tiro verso la porta, protetta dall'estremo difensore bianconero che parò, ma non poté nulla sul tapin vincente di Montella. La squadra della capitale arrivò con 2 punti di vantaggio all'ultima giornata e contro un Parma già qualificato alle coppe vinse 3-1, aggiudicandosi il titolo per il controsorpasso sui rivali cittadini. Dopo Nesta con la Lazio, toccò a Totti con la Roma, gioire per la squadra di cui era tifoso. Beh, che dire, quegli anni furono anni meravigliosi, indimenticabili per il calcio italiano, per i campioni che giocarono nel campionato italiano, per il calcio romano, perché Roma non è una città come le altre. Roma è un grande museo, è un grande salotto in cui entrare in punta di piedi. E allora guardatelo bene quel museo, perché vi troverete 2 scudetti indimenticabili, uno biancoceleste ed uno giallorosso.